Zucca e gli uccelli. Ascoltate, vi racconterò una storia. Fate i bravi e vi narrerò di Zucca, re degli zucconi, che governava su una terra montagnosa piena di ghiaccio e di neve nel lontano nord. Era un freddo inverno. La neve aveva cominciato presto a cadere, gli zucconi avevano ammassato grano, frutta e legna per il fuoco e ora al calduccio delle loro case si sentivano tranquilli per tutto l'inverno. Zucca lo zuccone era affacciato a una torre del suo castello e parlava con Graculus, il grande uccello verde di cui era amico. Graculus, gli diceva, tutti quegli uccelli là fuori hanno freddo e fame, bisognerebbe metterli al sicuro. E al caldo. Sagge parole, Zucca, rispose Graculus, ma con le parole non si dà da mangiare agli uccelli. Ho capito, vola fin là e di a ogni uccello del mio regno che oggi li sfamerò tutti. Graculus, l'uccello verde, volò via. Fu la giornata più faticosa che Zucca e i suoi guerrieri avessero mai affrontato. Un falò venne tenuto acceso per tutto il giorno nel cortile. Gli zucconi gettavano grano agli uccelli, che continuavano ad affluire come fiocchi di neve variopinti per scaldarsi e nutrirsi. All'imbrunire pareva che ormai tutti si fossero sfamati e gli ultimi uccelli stavano tornando ai loro nidi. «Ecco fatto!» disse Zucca asciugandosi la fronte, ma mentre stava parlando un'ombra oscurò il cielo, un altro uccello era in arrivo. Era un uccellone blu, rosso e bianco, con il becco giallo, le zampe erano grosse come alberi. Quando si posò nel cortile, la sua testa sorpassava la più alta torre del castello e quando spalancò le ali, coprì il cielo. «Chiedo scusa per il ritardo», disse l'uccello. Zucca uscì dal suo nascondiglio. Fece. «Oh, uccello, sei un po' più grande di quanto ci immaginassimo, ma ho dato la mia parola che avrei nutrito tutti gli uccelli e la manterrò. Saziati e sii il benvenuto». L'uccello mangiò 18 sacchi di grano, 7 sacchi di semi e una carrettata di piselli secchi. Poi bevve alla fontana finché ci fu acqua e disse... «Grazie, era tutto molto buono. Forse un giorno potrò contraccambiare. Addio!» «Ma che tipo di uccello è mai quello?» chiese Zucca quando si fu allontanato. «È un piccolo orp!» rispose Graculus. «Un piccolo? Un piccolo orp? Beh, meno male che non ci è capitato un grande orp!» rise Zucca. Trascorsero gli anni e gli zucconi non videro mai più il piccolo orp. Ma un anno il raccolto fu molto povero e non sarebbe bastato per tutto l'inverno. Zucca ordinò di riempire una grossa nave con il tesoro reale. Lo avrebbero portato nelle terre del sud per barattarlo con grano e patate. «Dobbiamo partire subito, prima che il freddo geli le acque del mare». Fecero vela per le terre del sud e scambiarono i loro tesori. I mercanti di quelle terre erano ricchi ma meschini. Si presero quindi tutti i tesori dando in cambio solo poco grano e patate. Pur con la nave mezza vuota, il viaggio di ritorno fu difficile. Non c'era vento che spingesse le vele e ogni giorno faceva più freddo. Una sera Zucca notò che sulla superficie del mare si stavano formando delle lastre di ghiaccio. Avrebbe voluto che i suoi uomini continuassero a remare, ma erano troppo stanchi. Si avvolsero nelle coperte e si misero a dormire. Improvvisamente la nave sbandò e rollò. «Tenetevi forte!» gridò Zucca. «Temporale in vista!» Ma era davvero uno strano temporale, perché sebbene la nave si impennasse e scricchionasse e il vento fischiasse, il mare era tranquillo. I zucconi erano abituati ai temporali e perciò continuarono a dormire. «Svegliatevi, pigracci!» Gli zucconi saltarono su, era mattina, si guardarono in giro e nessuno di loro dimenticò mai cosa vide. Intorno niente mare. La nave era appollaiata in cima a una montagna e tutti intorno a loro c'erano i piccoli orp. «Ti saluto, Zucca Zuccone», disse uno di loro.
Abbiamo dovuto tirarvi su dal mare prima che ghiacciasse del tutto e stritolasse la vostra nave. Anni fa io venni al tuo castello quando avevo freddo e fame. Tu mi hai nutrito e mi hai permesso di riscaldarmi anche se ho mangiato più di tutti gli uccelli del tuo regno messo insieme. Ora tocca a noi aiutarvi. Gli uccelli dettero agli zucconi delle speciali noci pelose da mangiare. Erano deliziose. Poi due di loro alzarono la nave e volarono fino al castello di zucca. Dietro di loro, in fila, tutti gli altri piccoli orp, ognuno con un grappolo di noci che lasciarono cadere nel cortile. Graculus guardò la montagna di noci. «Ci basteranno per tutto l'inverno!» disse. «E per altri inverni ancora, a giudicare dall'apparenza!» disse Zucca lo zuccone. «Addio, piccoli orp! Addio e grazie!»